Siamo a Preševo, la prima città serba che si incontra entrando dalla Macedonia, all'interno di un campo profughi allestito dalle autorità serbe. Come potete vedere alle mie spalle ci sono alcuni rifugiati che siedono in attesa che vengano loro consegnati i documenti necessari per proseguire per Belgrado. Da questo e altri campi simili passano ogni giorno migliaia di persone. Siamo all'interno del campo che in questo momento, come vedete, è abbastanza vuoto perché un grande numero di persone se n'è andato poche ore fa. Alle mie spalle potete vedere c'è una tenda dell'UNICEF dove vengono accolti i bambini, dove vengono fatti giocare, e ci sono altre tende dedicate alle visite mediche e alla mensa. Abbiamo fatto un giro con una rappresentante della Commissione Serba per l'accoglienza che ci ha spiegato che all'interno di questo campo le autorità serbe concedono 3 giorni per chiedere asilo. Dopo questo termine i rifugiati dovranno o chiedere asilo oppure abbandonare il paese. È evidente che quasi nessuno chiede asilo in Serbia e che quindi questo è un modo non ufficiale per costringere i profughi ad abbandonare il paese entro 3 giorni.